Signori, bentornati sul canale di Davy. Oggi andiamo a vedere la Minotaur, incrociatore britannico di livello 10. Allora, vediamo subito la mappa. Prima cosa, va bene, il percorso del guerriero. Ok. Siamo su Charlie e ovviamente siamo già isolati rispetto al gruppo che dovrebbe andare su Alpha e Bravo, quindi vediamo un pochino. Z46, Yukumo, Fletcher. Fletcher, Z46. Hanno una corazzata in più. Noi un cacciatorpediniere in più. Curfuso, Curfuso. E poi via via tutte le altre bestie di navi. Quindi cerchiamo di entrare in partita in maniera buona. E una cosa buona sarebbe distruggere o la Fletcher o la Z46 proprio nei primi 2 minuti di partita. Così i nostri cacciatorpedinieri hanno un vantaggio di 3 a 1. Quindi avrebbero davvero vita facile. Con la Fletcher devo capire. Peccato però non cappare Charlie. Però non posso rischiare la mia nave per cappare Charlie. Perché se dovessero andare i nemici su Charlie, appunto. Sarebbe un problema molto serio, anche se abbiamo 8.9, però insomma è troppo elevato. Andiamo su Bravo, andiamo. Magari vuoi idrofumo. Ora vediamo, dai, dipende da cosa troviamo su Bravo. Abbiamo un Ibuki che si avvicina. La Yamato che sembrerebbe andare. Ok, l'Alabama va su Alfa o comunque va da quella parte. Loro sono molto presenti, molto, due navi su Alfa, quindi è facile pensare che non ci sia nessuno su Charlie. Beh, è difficile che vadano a prendere Alfa e Charlie, quindi la logica ci suggerisce che Charlie sia libero. Però per il discorso che ho fatto prima, non mi va di rischiare, quindi andiamo su Bravo. Andiamo su Bravo, andiamo, dai. Magari l'Ibuki potrebbe andare. Ci stai pensando anche tu, vero? Di andare su Charlie. E poi se ti trovi una Yamato, che fai? Ti teletrasporti? Ok, un'altra corazzata su Alpha. No, ragazzi, loro presenti su Alpha. E come minimo c'è un cacciatorpediniere. Ok, uno su Charlie ci stava. Appunto. Tutti questi ragionamenti alla fine hanno portato alla conclusione seguente, che stanno cappando il punto di Charlie. Fantastico. Idro? Io aspetterei forse qualcosina per attivarla. È una Baltimore, potevamo distruggerla, porca miseria. Però se tutto si sapesse. Eh no, 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 poi ci sono un pochino di problemi da quella parte. Un pochino veloci. Lui. No, c'è la idro che mi spotta, va bene, possiamo accettarla. Vediamo se riusciamo a fare un buon lavoro di penetrazione. Qui dobbiamo assolutamente andare all'in. Ok, c'è la idro ancora che mi spotta. Bene. Qui il fumo è un po' troppo avventato però, eh. Un fumo troppo avventato. Infatti loro mi sparano dall'altra parte. E qui andiamo a rischiare parecchio. Qui andiamo a rischiare molto la nave. Ok, infatti, non poteva durare in eterno. La idro, va bene. Ce lo siamo meritati, dai. Ce lo siamo meritati. Basta, non sto sparando più, no? Avete avuto i vostri punti vita? Mo' basta. Di che stiamo parlando, se no? In tutto questo 20.000 danni, potevano essere anche 30.000, però mi è andata così. Un po' di potenza e andiamo a sinistra. No, lui continua a sparare, però non ha capito che
non è cosa. Via l'aereo che dà molto fastidio. Molto fastidio. Potremmo andare anche da dietro e prenderli, succiarli, però avanza la... Aspetta, aspetta. Avanza la Tirpitz, avanza, quello è il problema. Che avanza una Tirpitz. Un siluro. C'è qualcuno? Proviamo. Eccolo. Ecco che ha mangiato il siluro. Fumo in 28 secondi. C'è una corazzata qui dietro. Se ricordo bene. È una corazzata che arriva. Vediamo. Ok, uno è lì. Siluri, eccoli. Molto bene. Aspetta, aspetta, aspetta. Tirpitz. Tirpitz. .4, va bene, dai, fumo, fumo, fumo. E qui dobbiamo andare all'in. Assolutamente all'in. Sì, lo so, lui adesso va, rallenta molto probabilmente, però dobbiamo andare all'in. Molto bene. C'è una Tirpitz che avanza, però abbiamo ancora abbastanza secondi di invisibilità. L'ideale sarebbe affondare la Tirpitz, però non riesco a vederla purtroppo. Aspetta, però vedo una Kurfürst. Cerchiamo di rimanere operativi nel frattempo che la Tirpitz viene spottata, quindi andiamo indietro, recuperiamo un po' di vita e facciamo un po' di danni su quella Kurfürst. Mi sa che la Tirpitz ce l'ha con me comunque. Ho questo presentimento. 1000, va bene. Siluri da dove? Ok, li accettiamo. Accettiamo tutto. 528 lo accettiamo. Massima velocità, mi raccomando. Ma io ricordo che c'era una Tirpitz. Due sono le cose. Mi spunta tutta una volta e mi fa prendere paura. Oppure nel frattempo affondiamo quella Kurfürst, che la vedo molto in difficoltà. Non dovrebbero beccarci sicuri. Ho fatto bene i compiti. Dai, a questo punto me la dai. No, non puoi fare così. Buono. E va bene, 2 contro 1. Lo accettiamo. 2 contro 1 lo accettiamo. 2 contro 1 lo accettiamo. Rallenta, 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 rallenta. Incredibile quello che sta succedendo, non ci voglio credere. Non ci voglio credere quello che sta succedendo. No! I siluri della Tirpitz alla fine mi hanno fregato. Mi hanno fregato i siluri della Tirpitz. Però in tutto questo, in 9 minuti 184.000 danni sono un buon risultato. A questo punto, ragazzi, direi di andare a vedere i risultati post scontro. Sulla Tirpitz potevamo fare di più perché il fumo era entrato, solo i siluri mi hanno fregato, peccato. Dispiace particolarmente per aver perso la nave, c'è stato un errore in quanto
fronteggiando i buchi, stavo andando tutto a sinistra e quindi ho dato la possibilità alla Tirpitz di beccarmi con i siluri. Lì dovevo semplicemente mantenere la rotta e soprattutto diminuire la velocità come stavo provando a fare. Poi, una volta nel fumo, la Tirpitz, insomma, non avrebbe avuto alcuna possibilità, l'avrei devastata con le AP. I risultati post scontro parlano di 545.000 crediti guadagnati, 184.000 danni messi a segno, 270 hit da cannoni principali, 5 siluri, un aereo abbattuto, 3 navi affondate, 4 falle e 3 cittadelle. Punteggio squadra: siamo arrivati primi con 2.746, praticamente più di 1.000 punti rispetto al secondo classificato della nostra squadra. Rapporto dettagliato. Abbiamo fatto male sicuramente alla Hindenburg e alla Ibuki, poi anche le altre navi hanno subito comunque abbastanza danni. Crediti, levate le varie spese, 255.000. Ragazzi, video terminato, vi ricordo pagina Facebook e canale Twitch se volete seguire le mie live. Grazie per l'attenzione, noi ci vediamo alla prossima! Mannaggia quei cavolo di siluri! Ciao! Poteva essere una partita perfetta.